Dati dei fenomeni. Stiamo provando a focalizzare l'attenzione della gente sulla nostra musica, sulle nostre esibizioni. Vorremmo crescere professionalmente a livelli sempre più alti. Naturalmente siamo molto felici di essere considerati così, ma per noi l'obiettivo è crescere musicalmente e ci concentriamo sempre di più per dare un buon risultato ai nostri fans. Ma secondo te, cosa avete colpito della gente? Perché la gente ha reagito così positivamente nei vostri confronti? Con quale arma li avete conquistati? Beh, non è facile, ci vogliono un sacco di componenti. Forse abbiamo scelto il momento giusto per il nostro tipo di musica. Poi, in un certo senso, offriamo molto al nostro pubblico. Balliamo molto bene, cantiamo direi bene. Cerchiamo di coinvolgere i nostri fans in tutti i modi possibili. Ma tu sei d'accordo su quello che ha detto lui? Sei d'accordo oppure hai qualche idea diversa? Come succede nella vita, che uno la pensa in un modo, l'altro la pensa in un altro. Voi siete sempre d'accordo su quello che dice l'altro, oppure c'è qualche controversia? Sono d'accordo con quello che ha detto Joe, però devi anche capire che in fondo siamo 5 ragazzi, ognuno con la sua personalità. Siamo stati però parecchio tempo ognuno per conto proprio. Ora che siamo di nuovo insieme andiamo molto d'accordo e abbiamo lo stesso obiettivo e siamo felici di essere tornati nello show business. Adesso di questa strada unica che avete preso ce ne parli tu, ma brevemente, proprio fammi un telegramma su Face the Music. Face the Music è il primo album che abbiamo fatto completamente noi. Penso sia il nostro lavoro migliore, siamo molto contenti di questo. È un po' una sfida con i critici, i fans e con noi stessi. Anche perché in alcuni casi siamo stati considerati più come fenomeni che per la nostra musica. E quindi ora siamo felici di poterci esprimere totalmente a modo nostro, soprattutto dal punto di vista musicale. Evviva, siamo tutti felici, perché io mi unisco, quando i ragazzi sono felici anche gli altri sono felici. La felicità dei ragazzi, la felicità di un ragazzo è trascinante. Domani uscirà l'album, questo è soltanto una foto, non ho ancora l'album, per cui non so lanciare la foto, no. Tanto vorrei sapere oggi noi cosa proponiamo da questo album, cosa estraiamo, qual è il brano. Io lo so, mi sembra che suoni tipo Dirty Dog, il cane cattivo, un cane sporco. Che cane è? Perché mi guardi così? Togliamo il cappello a lui, lo mettiamo a lui togliamo il cappello, me lo metto io e Dirty Dog, via, olè!